Ho pensato e ripensato a come poter rispondere a questo commento, perché ho detto, le mie risposte possono essere fraintendibili, posso apparire blasfemo, posso essere segnalato per molestia e bullismo, quindi devo dare una risposta più diplomatica possibile e più inerente possibile a questo discorso. Allora, innanzitutto tu non sei Gesù e non sei Dio, quindi tu non sai il loro volere. Adesso non mi parlare, leggi la Bibbia, io leggo la Bibbia. Ti dico solo che se, secondo me, secondo la mia visione, se Gesù dall'alto dei cieli ritorna in questa terra, in questo mondo, sono sicuro che mi abbraccerà. Come abbraccerà mio marito e come abbraccerà te, perché siamo tutti figli di Dio, sia tu che noi. E Gesù non giudica come stai facendo tu, perché questo comunque è giudicare, perché tu parlando di Gesù o di Dio stai dando il tuo parere. Secondo me non è così. Se Gesù torna su questa terra, ci abbraccerà come abbraccerà te, perché noi, con i nostri gusti sessuali, siamo comunque figli di Dio. Se poi un giorno verremo giudicati, ma solo da Lui, sarà un altro discorso. Ma di certo non mi faccio dire questa fesseria da te. Buona giornata e buona vita soprattutto.